We're in the Ostiense neighbourhood of Rome. Once an industrial area, it's now becoming home to well-known restaurants like Pizzeria Ostiense. This pizzeria's signature dish is a paper-thin crust that's delicate but crispy. It's one of the best truly Roman-style pizzas you can enjoy in the city. Valerio Bellucini, titolare di Pizzeria Ostiense, è una realtà che è nata 5 anni fa, adesso è diventata una buona realtà come pizza romana, tipica pizza romana con friggitoria fresca e niente. Le pizze si differenziano in due tipi di pizza, napoletana o romana. Quella romana si caratterizza per l'impasto fino, molto fino e è molto scrocchiarello in bocca. E noi facciamo una pizza tipica romana, e contornata anche dalla friggitoria, che è importante per noi romani, nel senso che è l'antipasto per noi, il fritto, il supplì, il filetto di baccalà. È importante anche la pizza, che è molto diversa da quella napoletana, ha una lavorazione completamente diversa, sia perché è stesa con il mattarello e non viene stesa a mano, ma anche a livello di farine e di lievito soprattutto, di lievitazione. Noi facciamo un'impasta a breve lievitazione, usiamo acqua, sale, lievito e farina. E non ho fatto corsi, però l'ho fatto con dei maestri pizzaioli di una volta, nel senso che erano veramente bravi pizzaioli, perché hanno fatto la storia della pizza romana. Essendo nati lì, facciamo lo stesso tipo di impasto, facciamo lo stesso tipo di lavorazione. Allora, secondo me la pizza romana non è che è di moda, piace particolarmente più il gusto della pizza romana. Quella romana, essendo molto fina e scrocchiarella, noi facciamo una pizza con un etto e 10 di impasto, quindi è molto, cioè, pochissimo lievito, pochissima farina. Secondo me a Roma è tipica romana, è questa qui che vedi in queste note pizzerie di Roma, che sono quelle storiche. Poi noi siamo una nuova realtà, nel senso che ci siamo intromessi tra quelle storiche. È difficile trovare magari in altre regioni, no? Sono nato nel ristorante, nel senso che ero piccolo e la mia passione è cresciuta con me. Io ho fatto altri studi, però la mia passione era questa, alla fine. E sono figlio di una famiglia normalissima che con i sacrifici sono riuscito a realizzarmi, e quindi è proprio la passione per la pizza che avevo. Per fare il pizzaiolo non è una cosa semplice, cioè un mestiere semplice, ha vari ruoli, tra cui prettamente per la pizza romana è quello da fare le pallette, a spianare, a condire bene la pizza, a infornarla bene e addirittura a cuocerla bene. E sono delle fasi che col tempo uno apprende sempre di più, soprattutto a conoscere un forno che è fatto a mano, come questo nostro.